Buonasera amici di Egittoro, ci troviamo all'Istituto Italiano di Cultura del Cairo e io sono in onorevole compagnia di Gianmarco Silvestri. Scusate il cellulare in cui ho qualche appunto, ma è stato tutto molto improvvisato. Salutiamo anche il maestro Mario Margiotta. E Gianmarco, il maestro Gianmarco insieme al maestro Mario hanno partecipato a questo evento meraviglioso dell'Istituto Italiano di Cultura e ci hanno così portato nell'ambientazione del maestro Rota e del maestro Fellini. Non ringrazieremo mai abbastanza. Allora Gianmarco, dunque, intanto dici qualcosa di te, come è nata questa tua passione per la musica, quali sono le tue origini? Allora, innanzitutto le mie origini sono calabresi, l'amore per la musica, più che altro per il mio strumento, per la tromba, è nata perché mio padre, trombettista, professionista, quando io ero piccolo vedevo suonarlo e è nato questo amore per la musica e mi ha suscitato questa grande emozione. Oltretutto, oltre al padre trombettista, anche il nonno era trombettista, quindi provengo da una famiglia di musicisti trombettisti, quindi è la terza generazione e quindi questo poi mi ha portato agli studi musicali in conservatorio sia a Cosenza che a Roma e parallelamente agli studi in accademia, all'Accademia Santa Cecilia, e portandomi poi qui al Cairo. Al Cairo, sei arrivato qui al Cairo. Senti, come hai accolto quindi l'invito dell'Istituto Italiano di Cultura a partecipare a questa serata? Con grande emozione, perché non vedevo l'ora di venire qui in Egitto, perché è un popolo che mi ha sempre affascinato sin proprio dagli antichi egizi, e non solo per proprio per le persone, ma anche per la cultura egizia, certo. E per la storia degli strumenti musicali egizi. Ottimo, quindi è forse è per questo che nel pochissimo tempo che esatto. Tu e il maestro Mario avete avuto, vi siete, come dire, fiondati a visitare il Museo Egizio. Esatto. Cosa ne pensi? Che emozioni ti ha suscitato questo punto? È un'emozione unica, anche perché, ricapitolando, ritornando indietro al discorso della storia della musica dell'Egitto, quando fu scoperta la tomba di Tutankhamon, trovarono due trombe. Esatto. Ah. E quindi questo stupore mi ha portato alla visita di questo museo. Un bellissimo filo conduttore, esatto. Insomma, maestro Gianmarco. Allora, la mia ultima domanda prima di lasciare, come ha detto il maestro Mario prima, la parola alla musica, la mia ultima domanda è, credo che questa non sia la tua prima esperienza all'estero, perché mi hai parlato di un tuo contatto col maestro Orciuolo, che è un habitué della Cairo Opera House e che naturalmente salutiamo, un habitué proprio del Cairo. E mi dicevi che il tuo primo contatto con lui è stato a Panama, raccontami un po' questo ricordo. Allora con il maestro Orciuolo, sì, ci siamo conosciuti a Panama circa 10 anni fa, e con lui è nato poi una stima reciproca e un amore fraterno proprio, e si è creata una simbiosi tra me e lui, soprattutto grazie alla musica. Beh, certo. Beh, allora magari un giorno, prima di salutarvi da Egitto Ora, un giorno magari vi troveremo a suonare tutti e tre insieme, perché no? Perché no, accadrà. Allora, come ho detto prima, noi di Egitto Ora vi salutiamo e lasciamo la parola alla musica e il maestro Gianmarco ci delizierà con poche note del suo meraviglioso strumento. Grazie.
Bravo!